sweet and stone. My confidence goes when you come. I wish I could know how you melt in my snow. Make my heart to run. I don't need your love, but the one that the sunshine on a winter day. When I wake up in the morning and the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face. Nasce da un progetto pensato su un'esigenza che poi si è trasformato in un progetto mettendo insieme 400 aziende e nel tutta la filiera orafa, quindi dal mondo orologeria, mondo dell'argenteria, orafa, diamanti, quindi abbiamo tutta la filiera. Ma ancora prima di mettere insieme 400 aziende, il Tari ha pensato di creare una scuola di formazione dove potesse far crescere i nostri giovani orafi, artigiani, quindi per trovarsi preparati all'apertura del Tari in questi 20 anni, che ha saputo scrivere parecchia storia nel nostro settore in questi primi 20 anni, quindi ad aggregare tutto il sistema italiano attorno al centro orafo del Tari, partendo anche dal nostro prodotto di Piazza Orefici, dove c'era già una tradizione secolare, e anche quella che è la tradizione secolare del corallo, che noi abbiamo su Torre Greco, che è molto presente all'interno del centro della produzione del corallo. In più abbiamo oggi dei grossi rapporti anche con l'istituzionalità, con l'associazione del corallo, quindi tutta una tradizione che è all'interno del centro. Nelle varie attività riesce ad esprimere varie proposte anche come prodotto, come stile, come tendenza, anche per un mercato internazionale. Mercati, per esempio, l'ultima che siamo rientrati da pochi giorni è il Dubai, e quindi abbiamo aperto un percorso sul Dubai, abbiamo un po' quello che si rivolgerà verso il centro-sud dell'America, abbiamo anche fra breve insieme con operazione con l'ICI Zagabria, per esempio. Quindi il Tari è aperto a tutto tondo. La formazione del Tari oggi ne abbiamo circa 160 giovani che si stanno formando in quest'anno, perché poi la scuola rilascia anche degli attestati professionali, siamo riconosciuti dalla regione, quindi attestato professionale, ma a monte abbiamo degli accordi internazionali anche col Sudafrica, ecco un altro mercato che potrebbe essere, che noi a breve intaccheremo come opportunità commerciale. Cosa vorremmo avere? È sicuramente quello che oggi siamo come Tari e anche come scuola stiamo trasferendo le nostre idee, il nostro sapere anche su altri mondi, che non temiamo di trasferire le nostre conoscenze, perché il confronto fa sempre bene, quindi uscirà sempre qualcosa di positivo.